nel centro storico di Monterotondo, poco lontano da Porta Garibaldi, nota in più come Arco di San Rocco, c'è invece un altro arco chiamato Arco delle Monache, perché è l'arco da cui inizia via Ricciotti Garibaldi, dove a lungo hanno dimorato le suore missionarie di Cristo e dove molte generazioni di eretini sono andate all'asilo. Oggi in via Ricciotti Garibaldi sono spuntati dei fiori sugli sportelli che chiudono i vani che contengono i contatori delle utenze. Vediamo ad opera di chi. Buonasera. Ah, buonasera. Salve, lei è l'autrice di queste opere? Opere, sono macchie di colore per abbellire la strada, per dare un po' un senso anche, un po' di arte, un po' di bellezza. Qual è il suo nome? Mi chiamo Pina. E abita qui? Sì, abito qui, a Via Ricciotti. Per quale motivo ha voluto fare questa iniziativa? Perché l'ha presa? Iniziativa perché girando un po' per l'Italia, visitando altri borghi, vedo delle bellezze uniche e penso che anche Monterotondo ne ha bisogno, quindi ho preso questa iniziativa e via, sono partita. Autonomamente? Autonomamente, sì. Quindi anche tutte le spese per i colori le sostiene lei? Qualcuno mi ha fatto un omaggio di questi barattolini e poi hanno fatto un piccolo pensiero, me l'hanno lasciato nella cassetta della posta. È stato veramente un pensiero carino. Quindi vuol dire che gli abitanti della via apprezzano quello che lei sta facendo? In verità sono rimasti contentissimi, magari. E vengo anche a Monterotondo Scalo, Mentana, e vabbè, con calma. Grazie ancora. Di niente, grazie.